Siamo con mister Teobaldo Del Morgine. Allora, parte una nuova avventura, l'Abruzzimo Cosenza, un progetto di calcio popolare. Le mancava questo nella sua trentennale carriera e passa. Allora, sicuramente con tanto entusiasmo ha accettato questo incarico. Sì, ho sposato subito il progetto, diciamo, perché mi è sembrato un progetto molto interessante. Vorrei tanto che si aprisse un ciclo. L'Abruzzo, per la verità, aveva avuto anche dei contatti con me 3 anni fa, poi non se ne fece nulla, però quest'anno li ho visti motivati, li ho visti convinti di aprire questo nuovo rapporto con me, e questo mi sembra una cosa interessantissima e molto importante, per cui ritengo che si possa fare bene. Diciamo che, come lei giustamente ha asserito poco fa, era una delle tante cose che mi mancava, però lo faccio con grande entusiasmo per vari motivi. Intanto perché, per i colori sociali, no? Cosenza Abruzzium, la mia è una famiglia che ha sangue rosso blu, nel senso mio padre, insomma, è una vita che è stato con il Cosenza sin da 16 anni fino a oltre 80, quindi ha vissuto un po' tutte le ere di quella che è stata la vita societaria del Cosenza, quindi per me è un onore essere qui, è un piacere servire questa squadra nel vero senso della parola e dedicarmi completamente per tutta la giornata a questi colori sociali, perché, ripeto, ce l'ho nel cuore. Certamente la costruzione della squadra è importante, lei anche su questo ha una grandissima esperienza. Non è solo forse l'aspetto tecnico quello che poi fa una grande squadra, bisogna andare a vedere all'uomo, al calciatore, dove metterlo in campo, ma è un lavoro a 360 gradi. Come sì. Si sta trovando con la dirigenza? Sì, ma infatti no, è tutta gente entusiasta, gente che è convinta di quello che fa, e questo è già un passo fondamentale. Stiamo cercando di lavorare guardando a 360 gradi, nel senso che non vogliamo sbagliare, perché sbagliare adesso significa non fare bene poi in seguito. E potremmo rivolgerci a nomi altisonanti, nomi importanti che circolano, però bisogna stare con i piedi per terra, bisogna guardarsi intorno, bisogna cercare, come lei diceva poco fa, l'uomo prima del calciatore, perché specialmente in questi campionati non ci sono ricette particolari, penso che il lavoro sia alla base di ogni risultato, quindi cercare l'uomo prima che del calciatore credo che sia basilare per poter far bene durante l'annata calcistica. Insomma. In conclusione, step by step si dice in questi casi, ma la prima vittoria potrebbe essere quella di riempire lo stadio di Castiglione Cosentino, visto che si gioca qui, è un quartier generale rosso-blu, farlo diventare ancora più colorato credo che sia l'obiettivo principale. Ma è stato uno dei motivi che mi ha reso felice. È propenso appunto ad accettare questo progetto proprio la sede di Castiglione, perché io ho dei ricordi importanti, dei ricordi nel 92 ero con la Beretta del Cosenza e ci allenavamo qui a Castiglione, era la nostra sede, e quell'anno vinsi il campionato italiano Beretti di A e B, quindi per me ritornare dopo tanti anni qui a Castiglione è motivo di grande soddisfazione. Speriamo che mi porti bene. Speriamo che porti bene. Qualche nome di qualche calciatore, non le chiedo tutti quelli che ha allenato, ma magari di questa formazione, giusto qualche nome. Non le chiedo la formazione a memoria, anche se secondo me molti se la ricorda. Sì, è tutta gente che poi ha calcato campi importanti, gente che è andata in nazionale come Stefano Fiore, Paschetta, Miceli, Dima, Visciglia, Perrotta, erano tutta gente, insomma, Di Lauro, tutta gente che poi ha fatto una propria carriera, chi A, chi in B, chi in Serie C, però sono stati quasi tutti professionisti, quindi ripeto, quello per me è stato una tappa fondamentale, e vorrei che quella dose di fortuna che ho avuto, perché ci vuole anche fortuna per vincere, quella è necessaria, ci sia anche quest'anno, perché vorrei regalare delle soddisfazioni a questa gente che se lo merita. Buon lavoro. Grazie.